Quando sentiamo la parola cristianesimo siamo abituati a pensare subito allo Stato Vaticano, a Roma, a Gerusalemme. Esiste però una piccola nazione che si trova a cavallo tra Europa e Asia che ha giocato un ruolo molto importante nella storia del cristianesimo. Andiamo quindi a scoprire la storia del primo Stato al mondo che, nell'anno 301 d.C., adottò il cristianesimo come religione ufficiale. È difficile individuare una data esatta che corrisponda alla nascita del cristianesimo, ma possiamo collocare le sue origini nelle azioni compiute da Gesù durante la sua vita ed in seguito testimoniate dai suoi apostoli. Basandosi sul numero delle tribù di Israele, egli scelse inizialmente 12 persone, testimoni e messaggeri con il compito di dare continuità al messaggio di Cristo. È proprio secondo gli Atti degli Apostoli che, a pochi anni dalla morte di Gesù, i discepoli si ritrovarono a Gerusalemme formando una piccola comunità. Il cristianesimo iniziò a diffondersi così da Gerusalemme in tutto il vicino Oriente. Durante i primi due secoli d.C. i cristiani continuarono a subire delle persecuzioni, in particolar modo per mano di svariati imperatori dell'Impero Romano. Nella seconda metà del III secolo d.C., l'imperatore romano Decio dette vita a una sanguinosa repressione che aveva come obiettivo la riconversione dei cristiani verso culti più antichi. Fu in questo periodo, nell'anno 257, che in Armenia nacque Grigor Lusavorich, più conosciuto in Occidente col nome di San Gregorio l'Illuminatore. Queste sono le pianure a nord-est del monte Ararat. Ci troviamo in Armenia, a Korvirap. A poche centinaia di metri di fronte a noi, la Turchia. Qualche chilometro più a sud, l'Azerbaigian e l'Iran. Un sito molto importante per la religione cristiana. Fu proprio qui che nel 301 d.C. San Gregorio Illuminatore convertì Re Tiridate III dallo zoroastrismo al cristianesimo. Fu proprio qui che per la prima volta la religione cristiana venne ufficialmente riconosciuta e adottata in una nazione. La leggenda vuole che San Gregorio abbia trascorso 13 anni proprio qui, a Korvirap, imprigionato in una cella circolare situata sotto la cappella costruita da Nerses il Costruttore. Si dice che si sia guadagnato questo lungo soggiorno contrariando Re Tiridate III durante una cerimonia pagana. Cresciuto a Cesarea ed educato da un nobile convertito al cristianesimo, Gregorio si arruolò nell'esercito armeno in seguito ad un risentimento per i peccati commessi dal padre Anna. Diventò così segretario di Re Tiridate III, un re che però era ancora praticante del credo zoroastriano, religione ovviamente pagana dal punto di vista cristiano. La storia tradizionale si basa principalmente sull'opera intitolata La storia degli Armeni. Scritta nel V secolo dallo storico chiamato Agatangelo, nell'opera si racconta della conversione degli Armeni al cristianesimo. Secondo quanto scritto, durante una cerimonia religiosa zoroastriana nel tempio di Eriza, Re Tiridate ordinò al santo di deporre una corona di fiori ai piedi della statua della grande signora Anahit, dea della fertilità e della guarigione, dell'acqua e della saggezza. Essendo cristiano, Gregorio si rifiutò, richiamando all'attenzione del re la sua diversa fede.
Questo fece infuriare Tiridate, che si adirò ancora di più quando alcuni presenti dichiararono che Gregorio era in realtà il figlio di Anak Pallavi, ossia il figlio del nobile traditore che in passato aveva ucciso Khosrov II di Armenia, il padre dello stesso re. Così, dopo essere stato torturato, Gregorio l'Illuminatore fu gettato nel sotterraneo, conosciuto oggi come Kor Virap, che in lingua armena significa l'abisso più profondo. In una cella larga poco meno di 4 metri e mezzo ad una profondità di 6 metri, Gregorio l'Illuminatore passò 13 anni sottoterra, in una prigionia dove non era mai possibile vedere la luce del sole. Si dice che, fuggendo dalla persecuzione dell'impero romano, un gruppo di monache cristiane giunse in Armenia. Quando re Tiridate III vide la monaca chiamata Hripsime, la monaca più bella di tutto il gruppo, rimase incantato dalla sua estrema bellezza, finendo così per chiederle di sposarla. Hripsime si rifiutò, scatenando l'ira del re che, come conseguenza per il rifiuto da parte della monaca, fece torturare e uccidere l'intero gruppo. Secondo la leggenda, queste azioni non rimasero impunite. Dio fece sì che il re iniziasse a vagare senza meta nella foresta, assumendo il comportamento di un cinghiale. Una malattia incurabile che aveva privato il re della sua sanità mentale. Fu allora che Khosrovidukht, la sorella di Tiridate, fece un sogno in cui, in un'apparizione, Dio le disse di porre fine alla prigionia di Gregorio, e che sarebbe stato proprio lui stesso, con i suoi poteri miracolosi, a salvare il re, rendendogli indietro la sua salute e la sua dignità. Il sogno si ripeté per 5 volte, ma Khosrovidukht non pensava che Gregorio potesse essere ancora vivo dopo tanti anni di prigionia. Con molta sorpresa, anche se ridotto pelle e ossa, il santo fu trovato ancora in vita e, una volta giunto di fronte al re, riuscì a guarirlo dalla misteriosa malattia. Fu proprio questo fatto a far sì che il re decidesse di ricompensare Gregorio Illuminatore con la conversione dell'Armenia al cristianesimo, diventando di fatto nel 301 d.C. il primo paese al mondo ad adottare ufficialmente la religione cristiana. In seguito alla conversione del re e della nazione, Gregorio fu inviato di nuovo a Cesarea per essere consacrato vescovo. Kor Virap non è sempre stato un sito cristiano. Come molti edifici di culto, ha avuto una storia tormentata, subendo nel corso dei secoli diverse distruzioni e ricostruzioni. Intorno al 180 d.C. il re Artashes I fonda la capitale dell'Armenia a Artashat, sulla collina dove sorge attualmente il monastero di Kor Virap. Prima del 301 d.C. un tempio pagano viene eretto in onore della dea persiana Anahit. Nel 301 l'Armenia viene ufficialmente dichiarata la prima nazione cristiana di tutto il mondo. Poco dopo il 339 d.C. la capitale dell'Armenia viene spostata da Artashat ad Vin. Nel 642 la cappella di Sant Gevorg viene costruita per mano di Nerses III il costruttore per venerare San Gregorio. Tra il 1370 e il 1405 il turco-mongolo Timur Gurkani distrugge la cappella costruita nell'odierno sito di Kor Virap durante l'invasione dell'Armenia. Nel 1662 la chiesa di Surba Svatsatsin, Santa Madre di Dio, viene costruita attorno alle rovine della vecchia cappella. Nel 1679 un forte terremoto distrugge la chiesa, che era già stata riparata a causa di terremoti passati. Nel 1703 la chiesa viene riparata.
Tra il 1970 e il 1980 la chiesa viene ristrutturata. Oggi rimane operativa e segue le regole della Chiesa Apostolica Armena. Un altro importante punto focale della religione cristiana è il re Tiridate III, un re pagano convertito al cristianesimo, un re che adottò il cristianesimo come religione ufficiale nella propria nazione per la prima volta nella storia. Tiridate III era figlio di Khosrov II d'Armenia, ovvero il re che fu assassinato nel 252 da un agente di nome Anak, ovvero il padre di Gregorio l'Illuminatore. Subito dopo l'assassino del padre, Tiridate fu portato a Roma e fu proprio lì che venne educato. Abile nelle lingue e nelle tattiche militari, fu un re forte e coraggioso, un re guerriero che partecipò in prima persona a molte battaglie contro i suoi nemici e guidò personalmente il suo esercito alla vittoria. Nel 297 Tiridate sposò la principessa Ashken, dalla quale ebbe tre figli. Un figlio chiamato Khosrov III, una figlia chiamata Salomè e un'ultima figlia dal nome sconosciuto che sposò Sanhusik I, uno dei primi catholicos della Chiesa Apostolica Armena, una sorta di patriarca delle chiese sviluppatesi al di fuori dell'impero romano. Si dice che sia proprio grazie alla guarigione avvenuta per merito di San Gregorio che nel 301 d.C. re Tiridate III si convertì al cristianesimo, ufficializzandolo anche come religione di Stato. Questa decisione però potrebbe aver avuto anche fini politici. Con l'adozione del cristianesimo re Tiridate si assicurò una distinzione netta e incompatibile con la religione dominante nel vicino impero romano. In occasione della guarigione di Tiridate III, San Gregorio Illuminatore ebbe quella personalità eccezionale per riuscire ad indirizzare il corso della storia verso l'adozione del cristianesimo come religione nazionale, piuttosto che verso religioni esistenti all'epoca. Successivamente al battesimo regio sulle rive del fiume Eufrate, Gregorio battezzò anche Ashken, la consorte del re, proseguendo con l'intera famiglia reale, con la corte e con l'esercito. All'inizio del IV secolo, quando il cristianesimo divenne ufficialmente la religione di Stato, furono distrutti quasi tutti i luoghi di culto pagani, tutti tranne uno. Ancora oggi, infatti, non molto lontano da Erevan, si trova il Tempio di Garni, la sola struttura pagana ad essere sopravvissuta in Armenia. Il Tempio fu convertito in una residenza estiva reale, la residenza della sorella di Tiridate, Khosrov II. Forse fu questo a far sì che il Tempio di Garni venisse risparmiato, o forse fu la sua particolare struttura ad essere percepita come un'importante testimonianza, un monito di una cultura ormai passata. Un'altra teoria afferma che il Tempio fu risparmiato perché era un luogo di sepoltura, la tomba di un re armeno nominato dai Romani. La cosa stupefacente è che il Tempio di Garni sia ancora visibile ai giorni nostri. A poco più di 30 km a sud-est di Erevan, il Tempio domina la valle basaltica dove scorre il fiume Azat. San Gregorio Illuminatore quindi ha avuto un ruolo chiave nella religione cristiana, poiché è proprio per mano sua e per le sue sofferenze che re Tiridate III si convertì al cristianesimo, adottando poi il culto come religione di Stato in tutta l'Armenia. L'Armenia fu quindi ufficialmente la prima nazione cristiana al mondo. In seguito, nel IV secolo, il cristianesimo fu adottato come religione di Stato anche in altre nazioni. In Etiopia, la seconda nazione che divenne cristiana nel 325, e in seguito in Georgia, la terza nazione, che si convertì nel 337. Infine, quasi alla fine del secolo, precisamente nel 380 d.C., anche l'impero romano si convertì ufficialmente al cristianesimo. Pensate, dopo meno di un secolo dal miracolo di San Gregorio per far guarire il re, la parola del Signore era arrivata addirittura fino all'impero romano. Bene, abbiamo viaggiato 2000 anni nel passato, fino alle origini del cristianesimo, fino alla conversione dell'Armenia.
la prima nazione ufficialmente cristiana di tutti i tempi e di tutto il mondo. E voi cosa ne pensate della leggenda di San Gregorio Illuminatore? Sarà storia vera o sarà soltanto un mito per nascondere le atrocità compiute in nome della religione per convertire un'intera nazione? Fatemelo sapere scrivendo un commento qua sotto. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui video futuri.